Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'Angolo del Crimine. Oggi un history crime davvero speciale perché vi porto nella Palermo dei Florio e della Belle Époque, del Liberty, dei palazzi sontuosi, dell'aristocrazia molle, spendaccione e ignava che vive all'ombra dei segreti e dei veleni sussurrati a fior di labbra. La Palermo in cui una giovane donna, bella e aristocratica, finisce al centro di uno scandalo che non finirà bene. Oggi vi parlo della tragica storia di Giulia Trigona Tascalanza. È una sera calda, quella del 9 agosto del 1909 a Palermo. L'odore dei gelsomini sembra più intenso del solito e si mischia a quello del pitosforo e della pomelia frangipane. Al crepuscolo, alcune carrozze percorrono lente la strada sterrata che porta all'Acqua Santa, borgata marinara chiamata così perché vi era una sorgente di acqua sulfurea, acqua sana, quindi santa. Proprio davanti al porticciolo si erge in tutta la sua magnificenza una costruzione in stile neogotico. Quella è Villa Igea. Ed è proprio lì, in quel 9 agosto del 1909, che Franca Iacona della Motta di San Giuliano in Florio, per tutti Donna Franca, sta dando una festa. Il consueto gran ballo d'estate, in quella sfarzosa dimora che prende il nome dalla dea della salute Igea, nome che avevano dato anche a una delle loro figlie. E che i Florio avevano fatto costruire in memoria della figlioletta Giovanna, morta di tisi. Franca e Ignazio Florio Junior sono considerati i sovrani di Palermo, attori indiscussi di quel periodo storico magico che fu la Belle Époque. Ma la loro avventura inizia prima, agli inizi dell'Ottocento. Ma saranno Ignazio Florio Junior e la sua elegantissima moglie Franca a destinare il nome dei Florio al mito eterno. I Florio, pur borghesi, erano in cima alla scala sociale palermitana. Non avevano bisogno di titoli nobiliari, che pure possedevano per effetto di sapienti unioni coniugali. Il loro lignaggio si misurava in dimore prestigiose, fiuto straordinario per gli affari, lungimiranza e capacità di proiettarsi nel futuro. Erano i Florio a dettare le mode in fatto di abiti, arredi e decori. Loro a decretare il successo di ogni iniziativa culturale. A loro si rivolgevano i grandi della terra. Nelle loro dimore ospitavano re e regine. Il loro strapotere economico e la loro influenza nel tessuto sociale era tale che in molti dimenticavano da dove erano partiti, da Bagnara Calabra e da un piccolo negozio di spezie in via Materassai, a Palermo, lì dove tutto ebbe inizio. E ultimo, ma non per importanza, le feste dei Florio erano le più belle, le più sfarzose, quelle dove si mangiava il cibo più prelibato, e gli ospiti erano selezionatissimi. Anche quella sera, la sera del 9 agosto 1909, il carnet degli ospiti è a dir poco esclusivo. In cima alla lista ci sono sempre loro, i coniugi Trigona. Giulia Trigona, grande amica di Donna Franca, e il marito, il conte Romualdo Trigona. Quando Giulia appare è come sempre un vero incanto e tutti gli sguardi sono per lei. Mondana, sempre alla moda, elegante e bellissima. Giulia non passa mai inosservata. E quella sera è più bella che mai. Con il suo collo lunghissimo, il suo sguardo languido e malinconico, i capelli bruni e ricci acconciati secondo le mode del tempo, la figura sottile fasciata in un elegantissimo abito nero per via del lutto che portava per la sorella morta sotto le macerie del terremoto nel 1908. Il ballo, come sempre, si svolge nel Salone degli Specchi, decorato in pieno Art Nouveau. Quella sera alla corte dei Florio c'è tutta la gente che conta a Palermo. Ci sono i Damiani Almeida e i Basile, ci sono senatori e ufficiali in alto uniforme, ma ci sono anche i Tascalanzi, i Filangeri Couteau, baroni e conti di quella felicissima Palermo dei primi del Novecento. Ma soprattutto c'è lei, Giulia Trigona, che tra una coppa di champagne e una chiacchiera per tutta la sera posa insistentemente il suo sguardo su un giovane in alto uniforme dai modi eleganti, i baffi a virgola come si usava allora, capelli neri folti e ben impomatati, il barone Vincenzo Paternò del Cugno. Aitante tenente di cavalleria, un nobile spiantato la cui famiglia aveva dissipato il patrimonio e a cui era rimasto solo il titolo nobiliare a ricordarne gli antichi fasti. Vincenzo ricambia con languore gli sguardi e da una parte all'altra del grande salone delle feste osserva la bella Giulia e quando questa va fuori nella grande terrazza che dà sul mare, per l'uomo è un segnale inequivocabile. La segue e lì, in quell'atmosfera incantata, inebriati dall'odore di gelsomino che illanguidisce gli animi, i due si parlano per la prima volta. E niente, da quel momento in poi, sarà più lo stesso.
Ma per spiegare questa storia bisogna tornare indietro, al 1877, anno in cui Giulia Mastrogiovanni Tascalanza viene al mondo. Giulia è figlia della principessa Giovanna Filangeri di Coutò e del secondo conte di Almerita, Lucio Mastrogiovanni Tascalanza. E i suoi natali sono tra i più prestigiosi e di più alto lignaggio che la storia della nobiltà siciliana ricordi. La casata dei Filangeri Coutò è di origine normanna ed è tra le più antiche, ricche e prestigiose della Sicilia, al punto da aver dato i natali a ben tre viceré. Giovanna Filangeri, madre di Giulia, era stata educata a Parigi e divenne l'unica erede dell'immenso patrimonio dei Filangeri, prima di sposare a soli 16 anni il conte d'Almerita Lucio Mastrogiovanni Tascalanza. Una casata più recente e meno prestigiosa della prima, ma pur sempre di altissimo lignaggio. Lucio infatti era nipote del principe di Trabia, Giuseppe Lanza Branciforte. La coppia ebbe 7 figli, tra cui Giulia e Beatrice. Quest'ultima si sposerà con Giulio Tomasi di Lampedusa, dalla cui unione nascerà Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del Gattopardo. Giulia crebbe con le sorelle e il fratello Alessandro, fra la dimora di Palermo di via Macheda e la magnifica residenza estiva a Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento. Una mansione immensa con centinaia di camere e degli arredi sontuosi. La stessa che qualche anno dopo Tomasi di Lampedusa descriverà nel suo capolavoro, da lui ribattezzata Donna Fugata. Giulia, bellissima e vivace, debutterà in società a 18 anni. Per quanto ribelle e con una mente proiettata nel futuro, Giulia è figlia del suo tempo e non si sottrae al suo destino. Sposerà qualcuno che lei non potrà scegliere, qualcuno che in nome della salvaguardia della dinastia i suoi genitori pescheranno dal nutrito forziere di giovani rampolli pieni di titoli e proprietà. La scelta ricade sul conte Romualdo Trigona, unico erede di un'antica casata, quella dei principi di Sant'Elia. Da questa unione nasceranno due figlie, Clementina e Giovanna, e il loro matrimonio, almeno nei primi anni, sembra scorrere in acque serene. La giovane coppia nel frattempo assume sempre più importanza nella società che conta, protagonisti indiscussi della scena mondana palermitana, specie Giulia, affascinante e malinconica, così in vista da diventare prima dama di corte della regina Elena di Savoia, che la mette sotto la sua ala protettrice. Ma prima che essere nelle grazie dei sovrani d'Italia, la coppia sarà ben voluta dai sovrani di Palermo, i Florio, e saranno presenza fissa ai loro innumerevoli e sontuosi ricevimenti. E che fortuna per Giulia poter essere da un lato così vicina alla regina Elena e dall'altro a Donna Franca. Una fortuna però che Giulia pagherà a caro prezzo. Quel matrimonio tanto sognato da Giulia, sebbene combinato e del tutto interessato, anno dopo anno mostra però tutte le sue contraddizioni e nel più classico dei copioni dell'epoca, il conte Romualdo, forte del suo alto lignaggio che gli permetteva una certa libertà di costumi, passa sempre più notti fuori e in uno di questi giri notturni conosce un'attrice della compagnia teatrale di Edoardo Scarpetta, approdata a Palermo per una lunga serie di repliche. Di questa donna non sappiamo nulla, ma Romualdo si invaghisce follemente di lei, al punto da farne presto la sua amante. Per lei non bada spese, le fa regali su regali e passa intere notti con lei. Niente di strano, normale amministrazione del tempo, ma il tutto sarebbe dovuto avvenire, secondo i dettami dell'epoca, con estrema discrezione. E forse in uno scenario meno in vista delle quinte di un teatro. In men che non si dica, tutta Palermo sa di quella relazione e per Giulia è un affronto difficile da digerire. Ci rimane malissimo, ma è stata educata a trattenere le sue emozioni e come tutte le donne del suo tempo è consapevole che per gli uomini quella di tradire è qualcosa che rientra tra le loro prerogative. Un uomo che si rispetti ha una moglie ufficiale da portare in giro come un trofeo per ricevimenti e impegni ufficiali. È un amante con cui sfogare gli istinti soffocati dalle convenzioni sociali che volevano i rapporti coniugali i più discreti possibile e indirizzati alla procreazione. E se li chiamavano doveri, una ragione ci sarà. Ma Giulia era una donna passionale che sotto la crinolette nascondeva un animo romantico istintivo, trattenuto a forza da un'educazione rigida, ed essere una brava moglie e madre era tutto ciò che le era stato insegnato. Giulia, per quanto ferita, cerca di ingraziarsi il marito, lo blandisce, finge di aver dimenticato l'offesa pubblica, ma Romualdo ha altro a cui pensare. C'è la politica che lo seduce, si candida e vince le elezioni amministrative del 1909 diventando sindaco di Palermo. Poi ci sono gli affari economici. Il matrimonio rimane in piedi in nome del buon nome della famiglia.
ma nei fatti è una relazione che crolla su se stessa. Da quelle macerie Giulia cerca di tirarsi fuori partecipando alla frenetica vita mondana palermitana, ufficialmente maritata, come il buon costume voleva, ma lontana anni luce da Romualdo. Ed è insieme al marito che Giulia Trigona varca le soglie del Salone degli Specchi di Villa Igea il 9 agosto 1909. Bellissima ed infelice, una serata che Giulia non dimenticherà mai. E torniamo quindi a quella terrazza affacciata sul porticciolo dell'Acqua Santa, a quando Giulia e Vincenzo Paternò si parlano per la prima volta. L'uomo la colma di complimenti, sa come fare, è galante, è giovane, è bello e la guarda come nessuno l'aveva guardata mai. Ed è subito passione bruciante. Quel fuoco che covava sotto le ceneri della bella Giulia, con Vincenzo, divampa senza più trovare ostacoli. Peccato che Vincenzo fosse sì un barone, ma senza il becco di un quattrino, uno dei tanti nobili spiantati che avevano scialacquato il proprio patrimonio nelle corse dei cavalli, o peggio, nei tavoli da gioco, e che andavano avanti avendo come unica garanzia il proprio nome e il lignaggio. L'uomo in realtà, oltre al compenso in quanto tenente di cavalleria, riceveva un modesto appannaggio mensile che gli derivava da alcune miniere di zolfo che rendevano poco e niente e di certo non gli permettevano di compensare le enormi perdite al gioco. Tomasi di Lampedusa, riprendendo la vicenda in uno dei suoi racconti, lo definirà un farfallone attratto dalla vivida luce dei Florio. Sì, perché Paternò organizzava la propria esistenza contando sull'appoggio della gente più in vista. E i Florio, in quel contesto, pur borghesi, erano il massimo del supporto per rimanere a galla. I due si innamorano e la loro sarà una relazione tumultuosa e travolgente. Giulia e Vincenzo iniziano a frequentarsi trovando ogni pretesto per vedersi, dapprima di nascosto, poi sempre più sfacciatamente. E con la scusa della sua condizione di prima dama della regina, le occasioni per viaggiare erano sempre dietro l'angolo. E Vincenzo, pazzo d'amore per Giulia, la raggiungeva ovunque ella andasse. Ma il Paternò, sempre a caccia di soldi, inizia a mischiare la passione all'interesse personale, anche perché il bel tenente era sommerso dai debiti di gioco e Giulia, sposata con uno dei nobili più in vista della città, di denari ne elargiva e come. E al giovane tenente di cavalleria quella condizione di amante mantenuto non dispiaceva affatto. Ed era tanta la paura di perdere quella donna che lo guardava con aria adorante e che gli pagava tutti i vizi soprattutto, che inizia a essere geloso e aggressivo nei confronti di Giulia. Se la donna un giorno decideva di non vederlo, Vincenzo l'accusava di tradirlo, ingiuriandolo apertamente. Se la donna indossava un vestito un po' più scollato, l'uomo la rimproverava aspramente. Se Giulia mostrava meno ardore nei baci, Vincenzo la strattonava e di nuovo le faceva tremende scenate di gelosia. E ormai le loro liti non si contavano più, al punto che divennero oggetto di pettegolezzo nei salotti buoni di tutta Italia. Scoppia un vero e proprio scandalo e Romualdo Trigona, raggiunto da lettere anonime che lo avvisavano della sua nuova condizione di uomo tradito, a quel punto non può più fare finta di nulla e per prima cosa la caccia di casa. Quello che ad egli come uomo si perdonava volentieri, non veniva perdonato a Giulia in quanto donna. Tuttavia, per ragioni di convenienza, viene convinto dai suoi parenti a perdonarla e a riprenderla in casa, con la promessa però di interrompere ogni relazione con Paternò. E Giulia, che pativa la lontananza dalle figlie, accetta. Ma quella relazione tumultuosa non termina e Giulia sfida tutto e tutti per tenersi quell'amore travolgente. Ma dopo un po' le diventa chiaro che per Paternò quel rapporto era solo di mera convenienza. L'uomo infatti diventa sempre più pressante con le sue richieste di denaro, sempre più geloso e possessivo. Una situazione che porta Giulia allo stremo delle forze. Presa fra due fuochi, un marito fedifrago ma con l'onore offeso e un amante geloso che come una sanguisuga prende da lei tutto ciò che può. Giulia alla fine si decide a chiedere la separazione legale dal marito ed è Vincenzo stesso a farle il nome dell'avvocato Serrao, che tra l'altro è anche suo cognato. Ma quando Giulia decide di mettere fine al matrimonio, Romualdo chiude i cordoni della borsa. La donna allora è costretta a vendere un feudo che aveva avuto in eredità, ma ha l'accortezza di vincolare la somma ricavata su suggerimento dello stesso Serrao, avvocato e cognato di Paternò, probabilmente per evitare che Vincenzo ci mettesse subito le sue avidi mani sopra. E quando Vincenzo lo scopre, la sua ira sarà funesta e coverà dentro di sé un odio cieco per Giulia. È il 1911 e sebbene i Trigona fossero di fatto separati, si recano insieme a Roma convocati dai reali al Quirinale per prestare servizio a corte.
Quell'incontro è fortemente voluto dalla regina Elena, su suggerimento della regina madre, Margherita di Savoia. La regina Elena, che ha molto a cuore Giulia, vuole tentare di salvare quel matrimonio, ma quel piano fallisce miseramente. Sì, perché anche Vincenzo Paternò in quei giorni si trova a Roma. E no, la sua ira non si è affatto placata. Anzi, è cresciuta a dismisura. Quei soldi vincolati sono per lui un affronto insopportabile. Lo spiantato barone raggiunge il Quirinale, dove sa trovarsi la sua amante. Ma lì ci trova anche l'avvocato Serrao, suo cognato. Vincenzo è sorpreso di trovarlo lì e si convince definitivamente che fra lui e la Trigona ci sia davvero qualcosa. I due hanno uno scontro acceso e, richiamata dalle urla dei due uomini, Giulia esce dalla sua stanza. Quando la vede, Vincenzo le fa una scenata pubblica, la insulta pesantemente e le strappa dal collo una catenina che le aveva regalato all'inizio del loro amore. Quella scenata plateale cancella ogni possibilità di riconciliazione tra Giulia e Romualdo, ma quell'aggressione mette fine anche a quella relazione violenta che ormai le dava solo dispiaceri. Giulia è stufa sia del marito, ma anche di Vincenzo, un uomo cattivo, dedito al gioco e che l'aveva usata per rimanere a galla. Ma Vincenzo non può permettere a Giulia di abbandonarlo in quel modo. Sarà pure un barone spiantato, ma è pur sempre un uomo. E chi si crede di essere quella donna? Cosa crede di fare ora che anche il marito l'aveva abbandonata? Come si permetteva di lasciarlo in quel modo? La rabbia di Vincenzo è ormai incontenibile e per lui non c'è altra soluzione che farla finita con quella storia, in un modo o nell'altro. Elabora così un piano che non finirà bene. È la mattina del 2 marzo 1911. Paternò è in procinto di lasciare Roma per Napoli per raggiungere il suo reggimento. Ma non è una mattinata tranquilla quella. Ha il terrore di perdere Giulia, da cui è ossessionato, come è ossessionato dai suoi soldi. E fa un ultimo ed estremo tentativo di parlare con lei. Le chiede un ultimo incontro, un ultimo chiarimento. Voleva spiegarsi per poi lasciarla andare. Gli avrebbe anche restituito le centinaia di lettere che si erano scambiati. Quelle lettere sono per Giulia molto importanti, anche perché non c'erano solo parole di passione. Giulia, tra quelle missive brucianti, aveva incautamente infilato anche delle lettere che si era scambiato con la regina Elena. Lettere che rivelavano certi rapporti internazionali segreti di Casa Savoia. Segreti che, se finiti nelle mani sbagliate, avrebbero potuto mettere a repentaglio il Regno d'Italia. Giulia accetta di rivedere il suo amante per un'ultima volta, ignara di quanto egli abbia in serbo per lei. L'uomo le dà appuntamento a mezzogiorno presso il modesto hotel Rebecchino, nei pressi della stazione Termini. Luogo dell'incontro, l'intimo della stanza numero 8. L'alcova dove i due amanti, negli anni della loro passione, si incontravano per consumare i loro brucianti incontri d'amore. Giulia non lo sa, ma il suo destino sta per compiersi, perché il suo amante non ha alcuna intenzione di spiegarsi e lasciarla andare. Piuttosto vuole concludere nel modo più tragico quella loro relazione tumultuosa. Quel 2 marzo si prepara con cura il Paternò, indossa un elegante vestito blu e una camicia color lilla, e con la sua speciale cera per capelli si impomata per bene la folta chioma e mette in riga i suoi baffetti a virgola. Intorno alle 11 è già sulla strada per raggiungere l'hotel, ma prima si ferma in un'armeria in via dei Crociferi dove acquista un pugnale da caccia grossa. Lo nasconde bene dentro la sua borsa in pelle e con quella si dirige a quell'appuntamento fatale. Come era nei suoi piani, arriva in anticipo all'hotel dove chiede la camera più appartata. Aspetta alla finestra che la carrozza di Giulia compaia e quando la vede scende per andare incontro alla donna. Quando Giulia varca le soglie di quello squallido hotel, non sa che non rivedrà più la luce del sole. Va incontro al suo destino con la spavalderia dei suoi 32 anni e tutta una vita da reinventare. Quando si rivedono, il cuore di Giulia vacilla. Lui è come lo aveva conosciuto la prima volta. Dolce, affabile, e di nuovo la guarda come nessuno l'aveva mai guardata prima. Cede nuovamente alla passione, perché in fondo non aveva mai smesso di amarlo. Ma, mentre Giulia rivaluta quell'addio, Vincenzo è più che mai deciso a mettere fine a quel rapporto. Così tira fuori il suo pugnale e colpisce Giulia alle spalle mentre si sta rivestendo. La donna si accascia per terra, Vincenzo la prende di peso e la trascina sul letto, e lì le vibra alte due coltellate alla gola che la strappano alla vita. Poi l'uomo, al culmine di quel delirio, afferra la sua rivoltella e con quella si spara alla testa. Le urla strazianti prima e lo sparo poi erano giunte alle orecchie di una cameriera ai piani che passava di lì e che, spaventata, corre ad avvisare il direttore dell'albergo.
Quando la polizia accorre nella camera numero 8 dell'hotel Rebecchino, si trova davanti una scena orribile. Giulia, sdraiata sul fianco, semisvestita, con indosso solo il suo bustino bianco e la crinolette nera. La gola squarciata e tanto, tantissimo sangue, che aveva formato una piccola pozza sul letto e sul pavimento. E poco più in là, un uomo in preda ai rantoli, per terra, accanto la sua pistola. Sì, quel colpo che avrebbe dovuto ucciderlo in realtà lascia Vincenzo Paternò vivo e sofferente. Si era sparato sì in testa, ma il colpo partito dall'orecchio destro lo aveva colpito in viso, lasciandolo sfigurato, ma vivo. Finisce così nel sangue quella relazione che Giulia aveva definito in un'appassionata lettera all'amante «il solo raggio di sole della mia vita». Lei muore così, barbaramente uccisa a 31 anni, mentre lui, per un destino beffardo o chissà, per mero calcolo, sopravvive al tentato suicidio. Sempre sulla scena del crimine, i poliziotti troveranno le brucianti missive che Giulia aveva spedito al barone Paternò in quei mesi di amore travolgente, solo che dal corposo epistolario qualcuno sapientemente farà sparire le famose lettere spedite dalla regina Elena, che mai figureranno nei documenti dell'istruttoria. E questo perché le missive, prima di giungere nelle mani dei magistrati, passarono da quelle del presidente del consiglio Giolitti a quelle del re Vittorio Emanuele III, che ne fece carta da falò per il camino di casa. Quei segreti inconfessabili però non morirono insieme a Giulia, perché Vincenzo quelle lettere non solo le aveva lette, ma le aveva quasi imparate a memoria, convinto che un giorno quelle parole incaute gli sarebbero tornate utili. Una lungimiranza e una lucidità di azione che contrastava con quel sospetto di semi-infermità mentale con cui la difesa di Paternò si appellerà alla corte. Inizia un processo che, per l'efferatezza del crimine e per il ceto sociale della vittima, viene seguito dai maggiori giornali dell'epoca, in Italia e all'estero. Ma non solo, indirettamente riguardava anche la famiglia reale sabauda, visto i rapporti intimi fra Giulia e la regina Elena. Il processo al violento Vincenzo Paternò, preda dei vizi, del gioco e delle donne, fu in realtà un processo alla morale della povera Giulia. Rea di aver innescato nell'uomo una passione verace, proibita, e che lo avrebbe esacerbato e portato alla follia. In aula vennero declamati stralci delle lettere appassionate della povera Giulia, le cui buste odoravano di un leggero sentore di cipria, il che contribuiva a renderle ancora più conturbanti, secondo la difesa di Paternò, e dando loro una lettura del tutto fuorviante rispetto a quello che era, cioè un reciproco sentimento fra persone adulte. Ma nemmeno la morale lo salverà da una condanna severa. La Corte di Assise di Roma, infatti, il 27 giugno del 1912, lo condannerà alla pena dell'ergastolo. L'uomo sconterà la pena nel carcere di Santo Stefano. Suo compagno di cella sarà un certo Paolo Schicchi, anarchico libertario, il quale apprese da Paternò di tutti gli intrighi della famiglia sabauda di cui era venuta a conoscenza tramite le famose lettere fra Giulia e la regina Elena. Si scopre però che Paternò quelle notizie le aveva già ampiamente usate durante la sua relazione con Giulia per ricattare i nobili coinvolti con il fine di farsi elargire denaro per comprare il suo silenzio. Schicchi, liberato negli anni 20, si rifugiò in Tunisia, dove scrisse un libro in cui intendeva raccontare gli scandali di corte riferitegli da Paternò in carcere e gettare discredito sulla monarchia, mettere in mostra i suoi vizi e le sue dissolutezze. Le spie fasciste in Turchia, però, intercettarono il manoscritto in tipografia, attirando Schicchi in Sicilia con un inganno e consegnando a Mussolini il manoscritto, che divenne per quest'ultimo uno strumento di ricatto per il sovrano italiano. Non stupisce allora che nel 1942, quando Paternò era ormai sessantenne, venne graziato dal re su richiesta di Mussolini stesso. Tornato in Sicilia, sposerà una cameriera di casa da cui avrà un figlio, morendo nel completo anonimato nel 1949. L'omicidio di Giulia Trigona è da molti considerato un femminicidio ante litteram, perché nasce nel solco di un'ossessione, quella di Paternò per la donna, e di un senso di possesso che l'uomo esercitava sulla donna. Anche l'espediente dell'ultimo appuntamento rientra perfettamente in quel doloroso paradigma di morte, che è il femminicidio. Molti però ci troveranno in quella morte dei motivi politici, che molto hanno a che fare con quelle famose lettere che Vittorio Emanuele usò per alimentare il suo camino. E chi lo sa, magari chi lo pensa ha pure ragione. Ma la storia di Giulia, la sua provenienza sociale, la prematura morte per mano di un uomo violento e possessivo, la faranno entrare nel mito eterno e per sempre sarà ricordata come l'eroina tragica della Belle Époque, scomparsa prima che tutto crollasse inesorabilmente. La Belle Époque, forse, finisce proprio con lei,
così come la fortuna dei Florio, che di lì a qualche anno saranno costrette a vendere tutti i loro averi e a deporre le corone di sovrani di Sicilia per sempre. E si conclude così il mio video. Questo è un history crime che si mescola un po' anche alla storia, in realtà, la storia proprio del contemporaneo, la storia del nostro paese e la storia della mia città. I Florio, come sapete, sono diciamo il simbolo, il fiore all'occhiello della palermitanità. E quindi sono stata molto contenta di portarvi questo caso molto datato, ma molto affascinante, secondo me, specie perché riguarda un periodo storico molto molto interessante. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like di supporto, iscrivetevi su Instagram se volete per seguirmi e vedere aggiornamenti o altre cose. Iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei miei prossimi video e a presto con una nuova storia crime. Ciao!